Buonasera a tutti ancora, ci occupiamo della proseguiamo nella nostra trattazione sulla storia della musica a Milano. Abbiamo visto l'ultima volta il periodo napoleonico, oggi ci affacciamo alla prima parte dell'Ottocento con gli anni della Restaurazione, 1814-1848, Congresso di Vienna e le Cinque Giornate di Milano. Cambio della guardia vuol dire un cambio su molti livelli. Lasciano i francesi l'Italia, ritornano nel Ducato di Milano gli austriaci. Non è solo un cambiamento politico, ma è un cambiamento della gestione che ha delle ripercussioni anche dal punto di vista culturale, sociale e artistico. La società di antico regime, che è stata messa in crisi dalla Rivoluzione francese, dal decennio giacobino, prosegue in questa fase di decadenza e si vede di contro l'emergere della classe borghese. Vedremo che alcuni fenomeni musicali tipici del trentennio della Restaurazione sono proprio legati alla nuova classe sociale emergente che si afferma sempre di più, che è quella della borghesia. Si affacciano sulla scena anche nuove istanze culturali, altre sensibilità, e è il periodo pieno del romanticismo. Vedremo anche questo che ripercussioni avrà a livello teatrale, a livello di musica da camera, ma a livello anche politico e anche a livello culturale in generale. Allo stesso tempo però è diametralmente opposto al romanticismo. In questo periodo si sviluppa anche un culto dei classici, quindi coesisteranno due anime, una potremmo dire più irrazionale, più libera, che guarda a un'ispirazione, che guarda al genio, che è quella del romanticismo, e dall'altra parte comincia a formularsi un canone dei classici che mitizzerà situazioni passate della storia più o meno recente. Seguiremo quindi in questa chiacchierata tre filoni, tre situazioni distinte. La prima, quella dei teatri, la seconda, quella dei salotti borghesi, delle accademie, quindi quella che può essere la musica da camera, quella che possono essere situazioni più informali, e la terza è la musica sacra. Cominciamo con i teatri. Volutamente, lo dico subito, in questo periodo della nostra trattazione ricadrebbero anche gli esordi teatrali di Verdi e tutta la parabola risorgimentale verdiana, che però ovviamente è talmente nota e talmente conosciuta da tutti che volutamente non sarà trattata se non proprio tangenzialmente. Perché ovviamente Verdi, uno dei grandi, consacrato dalla storia della musica successiva, però dobbiamo ricordarci che la musica, mentre viene fatta, è musica di consumo in un ambiente vivo, in un contesto ben preciso. Quindi le differenze fra i grandi, fra i piccoli, fra le celebrità, fra i musicisti che hanno più le mani in pasta, in qualche modo sul momento proprio si annullano. Quindi volutamente non parleremo di Verdi, ma vedremo cosa c'è stato prima e cosa c'è stato intorno all'esperienza di Verdi a Milano. Per chi era qui anche nella scorsa conferenza, quando abbiamo parlato della musica negli anni di Napoleone, dei Giacobini, abbiamo visto come il teatro è uno strumento di propaganda nelle mani della classe dirigente. Quindi il potere centrale può sfruttare anche le rappresentazioni teatrali come mezzo per coinvolgere, per far passare un messaggio. Questo è stato fatto molto bene nel periodo giacobino. Abbiamo visto queste opere sovversive, queste musiche a programma, questi balli che se la prendevano con la società d'antico regime, che se la prendevano con il clero. Anche nella società degli anni della Restaurazione ci sono comunque degli utilizzi propagandistici e politici del teatro. Vediamo queste due fotografie in cui si vede Ambrogio Minoia, quello in bianco e nero, che è stato il protagonista della censura teatrale giacobina, e dall'altra parte Mozart. Mozart perché Mozart torna alla Scala prepotentemente insieme agli austriaci. Allora, non possiamo dire che Mozart sia stato un compositore perfettamente austriaco. Sappiamo i suoi periodi italiani, sappiamo il suo periodo di formazione in Italia, il suo gusto, il suo linguaggio musicale, che è stato sicuramente, per quel che riguarda la produzione teatrale, certamente italiano. Però è significativo che dal 1815, quindi dalla prima stagione teatrale che è stata pensata sotto il nuovo dominio austriaco,
compaiano delle opere di Mozart, e vediamo già dal 14, così fan tutte, nel 14, poi torna nel 16, nel 25, Don Giovanni, Le nozze di Figaro nel 15, Flauto magico nel 16 e La clemenza di Tito nel 19. Che cosa succedeva alla scala? Perché questi qui sono dati che si ricavano dalle cronologie degli spettacoli che sono stati rappresentati alla scala. Cosa succedeva insieme, cosa veniva rappresentato insieme a questi titoli? Convivono nei primissimi anni della restaurazione autori molto fortunati già della generazione precedente e del sistema politico precedente, ad esempio bergamasco Johann Simon Mayr avrà grossissima fortuna, tanto negli anni napoleonici era uno dei compositori preferiti da Napoleone, ma poi il suo astro continuerà a brillare ancora negli anni 10, 20 e 30. Ci saranno ancora allestimenti di Paisiello, ancora allestimenti di Zingarelli, sia prima che dopo la morte del compositore, però appunto, oltre a questi compositori, dobbiamo prendere atto del fatto che più o meno il nome più famoso dello straniero rappresentato alla Scala in quegli anni era un austriaco ed era Mozart. Non il solo. Però abbiamo una stagione che sta per aprirsi con i debutti di Rossini, di Bellini, di Donizetti e anche di Verdi, di cui non parleremo, però proprio in questi 10-15 anni che precedono l'affermazione grandiosa e definitiva di Rossini e poco oltre l'affaccio di Verdi a questo fortunatissimo mondo teatrale milanese, abbiamo dei compositori di cui forse non siamo così ben consapevoli, sono nomi che sono passati un po' di moda, che forse vengono rappresentati anche un po' poco nelle nostre stagioni teatrali, però ebbero molta fortuna all'epoca ed è bene ricordarli. Come è bene ricordare, prima di vedere qualche medaglione biografico e sentire qualche cosa di questi compositori attivi appunto negli anni 10 e 20 dell'Ottocento, ricordare che a quell'altezza cronologica, con il ritorno degli austriaci, prendendo come esempio la Scala, le rappresentazioni teatrali, gli spettacoli con musica che non dovevano essere necessariamente opere serie, melodrammi, ma potevano essere ancora drammi giocosi, opere buffe, balletti, cantate, vedevano sostanzialmente una programmazione molto simile a quella a cui possiamo assistere quotidianamente ancora ai nostri giorni. Non è più la programmazione settecentesca con gli spettacoli concentrati in due grosse stagioni, grosso modo, quella di Carnevale che si inaugurava col giorno di Santo Stefano e terminava con la prima domenica della Quaresima ambrosiana, e poi la stagione estiva, luglio-agosto, prima che la società milanese nei mesi di settembre-ottobre andasse in villeggiatura. Adesso vediamo dagli elenchi delle rappresentazioni degli spettacoli che alla Scala e negli altri teatri si fa sempre musica, sempre opere buffe, sempre accademie, quindi concerti o balli, ad eccezione dei due tempi penitenziali, quindi le 6 settimane dell'Avvento ambrosiano e tutta la Quaresima. Quindi anche nei teatri si fa molta più musica negli anni della Restaurazione, molta più musica appunto affidata ai compositori contemporanei e più in voga. Uno dei primi medaglioni che possiamo vedere è Ferdinando Paer, un compositore parmigiano, figlio di musicisti di origine austriaca. Il padre era cornista dell'orchestra di corte del Ducato di Parma e di Piacenza. Comincia la carriera operistica giovanissimo negli anni 90, poco più che ventenne, rappresenta opere a Parma, a Venezia, arriva anche a Milano, già alla Scala, già in periodo pre-napoleonico, ci resta in periodo napoleonico, però nel 1815, quindi proprio negli anni del ritorno, nel primo anno del ritorno degli austriaci a Milano, compone un'opera che ebbe un discreto successo alla Scala dell'epoca e che è una delle poche opere di cui possiamo sentire qualcosa, perché è stata non eseguita in forma integrale, non neanche incisa in forma integrale, in forma di, diciamo, di disco, ma ne è stata incisa qualche aria. L'opera Eroismo in amore, Scala 1815,
e ne sentiamo un frammento per vedere, o meglio, per sentire che cosa si eseguiva nei teatri d'opera prima dell'inizio della stagione del bel canto, prima dell'affermazione dei grandi autori che ancora vengono eseguiti e sono molto conosciuti, da Rossini, Donizetti, Bellini, ma anche dopo la stagione settecentesca. Siamo in un periodo che, in cui si sente diciamo alla porta la novità di Rossini, però ci stiamo arrivando per gradi, quindi si sente un avvicinamento che non è più l'opera settecentesca, non è più l'opera di Mozart, ma non siamo ancora ai livelli di Rossini del bel canto, siamo in questa specie di anticamera che aprirà poi a Rossini nel giro di pochissimi anni. Sentiamo il finale dell'eroismo in amore, Ferdinando Peyer, 1815 alla Scala, questo è proprio il finale dell'opera. Thank you.
questo per avere un'idea di quello che si poteva sentire concretamente nei teatri di Milano, più specificamente alla Scala, appena prima dell'affermazione dei classici del canone del bel canto. Ho sentito durante l'ascolto che si ventilava, perlomeno quello che ho colto da qui, una parola castrato. No, in realtà nel 1815 i castrati non cantavano più alla Scala. Vedremo quando arriveremo a parlare di musica sacra, li troveremo ancora nelle chiese, ma a Milano lo spartiacque, sostanzialmente, salvo poi qualche eccezione, fu il ritiro dalle scene di Luigi Marchesi, di cui abbiamo già parlato l'altra volta. 1806 arriva Napoleone, incoronazione Napoleone. Luigi Marchesi, che è un castrato che ha cantato nei teatri, già che cantava nei teatri già da 30 anni, sceglie di abbandonare le scene. Conseguentemente i compositori, venendo meno i divieti della società di antico regime di poter avere donne sulle scene, perlomeno per tutti i ruoli, si sentono liberi di comporre per soprani e contralti naturali, quindi per voci femminili. E qui cominciano già la prima generazione di prime donne, quindi i castrati ricoprono ancora qualche ruolo molto marginale, ma sostanzialmente scompaiono dai palcoscenici. Un secondo medaglione, un altro autore che ha avuto fortuna a Milano negli anni della Restaurazione, Pietro Generali, piemontese, operista, si forma a Roma alla scuola della Cappella Musicale della Basilica di San Giovanni in Laterano, debutta molto presto nel 1800 come operista, grandi successi in tutta Italia e anche fuori Italia. Si dice che Rossini si sia ispirato a lui nella teorizzazione e nell'uso sistematico del crescendo. Negli anni della Restaurazione ebbe un'esperienza traumatica però alla Scala nel 1817, quando il suo Rodrigo di Valenza fu un fiasco clamoroso e quindi per alcuni anni si allontanò dalla città. Però Rodrigo di Valenza mi serve per un aggancio per parlare di un altro fenomeno che si è consolidato negli anni proprio della Restaurazione e nei teatri, quindi in primo luogo anche alla Scala, che è il passaggio dal direttore al cembalo al direttore d'orchestra. L'allestimento del Rodrigo di Valenza di Pietro Generali venne diretto infatti da Alessandro Rolla, violinista, violista, compositore, direttore d'orchestra pavese ma naturalizzato milanese. Anche di lui poi diremo due parole. Però appunto il fatto che quest'opera di Generali, come tutte le altre che erano allestite in quel periodo, sia stata diretta da un direttore d'orchestra, un primo violino più verosimilmente, che dava gli attacchi, e non tanto dal maestro al cembalo, che quindi suonava la parte di basso continuo e accompagnava i recitativi con il clavicembalo, ci segna già questa epoca di passaggio fra una concezione settecentesca e galante del melodramma come successione di arie e recitativi secchi accompagnati dal clavicembalo, quindi con la presenza fondamentale e indispensabile del clavicembalo, a una nuova concezione del melodramma, ma anche delle opere buffe, in cui non è più così strettamente necessaria la presenza del clavicembalo per sostenere anche i momenti di recitativo. Clavicembalo che poi è molto discusso, si diceva il maestro al cembalo, sì, ma quel cembalo non era necessariamente un clavicembalo, poteva essere un fortepiano, poteva essere un pianoforte, insomma, diciamo uno strumento da tasto e non si sbaglia. Comunque appunto proprio in quest'epoca si ha il passaggio dal maestro al cembalo come direttore d'orchestra a quelle che possono essere prime forme di direzione vera e propria. Alessandro Rolla era violinista, quindi verosimilmente era un primo violino che faceva un po' le funzioni di direttore, dava i tempi e dava gli attacchi. Un altro compositore che ebbe una vita molto lunga e molti successi, accumulò successi fino agli ultimi anni di vita, è Saverio Mercadante, che però debutta 25enne a Milano, e nel sentire comune dei critici musicali milanesi ancora negli anni 40 e 50 verrà canonizzato, nel senso che entrerà a far parte di un elenco di modelli imprescindibili che verranno periodicamente rievocati, forse nelle nostre produzioni teatrali è passato un po' in secondo piano, non viene eseguito più spesso, non è così tanto conosciuto, ma nella Milano degli anni 30 e 40 dell'Ottocento era una vera e propria autorità, un vero e proprio musicista
di riferimento, così come Giovanni Pacini, altro musicista interessante se non altro per la biografia, amante della sorella di Napoleone, protetto dai Borbone di Napoli e di Lucca. Fu molto attivo a Milano, tant'è che in un decennio, fra il 17 e il 27, ci furono in cartellone fra il Teatro alla Scala e il Teatro Requi di Milano suoi 7 titoli. Un personaggio che ci serve da raccordo fra i compositori più noti e questi cammei di personaggi che magari ci dicono un po' meno rispetto ad altri è Feliciano Strepponi. Il cognome dovrebbe dirci qualcosa e infatti era il padre della seconda moglie di Verdi. Un musicista interessantissimo dalla vicenda biografica, interessante, con una vita abbastanza breve, 1793-1832, lodigiano di nascita in una famiglia di musicisti di chiesa, organisti e maestri di cappella. Lui stesso ottenne il posto di maestro di cappella del Duomo di Monza, posto che Verdi avrebbe voluto ricoprire, ironia della sorte, appena sposato con la prima moglie Margherita Barezzi. Quando si sposta a Milano, pensa in un primo momento di succedere proprio a Strepponi, come a un successore di Strepponi, meglio, come maestro di cappella del Duomo di Monza. Quella cosa non va in porto e sappiamo che fine ha fatto Verdi, se così si può dire. Mentre Feliciano Strepponi ha scritto una sola opera di successo che viene ricordata dai critici e che abbia una certa risonanza, che è questa, Lullà di Bassora, sul libretto di Felice Romani. Felice Romani che fu il più grande librettista di questa generazione di operisti di Milano e non solo, un genovese di nascita, naturalizzato milanese, abitò a Milano dal 1813 e scrisse libretti per tutti, da Rossini, Bellini, Donizetti, fino anche a lavori di Verdi su testi dello stesso Romani. Feliciano Strepponi rappresentò appunto alla Scala nel 31 Lullà di Bassora, poi anche qui problemi di natura politica e non solo musicale, vicinanze alla carboneria, quindi problemi di ordine politico, lo costrinsero ad allontanarsi da Milano e finì a fare l'impresario teatrale a Trieste. Morì prematuramente e la gestione della numerosissima famiglia, fratelli, nipoti e figli, gravò sulle spalle anche della povera Giuseppina Strepponi, che sappiamo quanto si sia lograta la voce non solo per mantenere i figli suoi, ma anche tutti i fratelli e tutti i parenti che erano rimasti orfani e privati dei mezzi di sussistenza e sostentamento dalla morte del Feliciano Strepponi. Ci avviciniamo ai nomi noti e non si può non affiancare almeno idealmente i ritratti di Stendhal e di Rossini, se non altro per il ricordo del quinquennio milanese di Stendhal dal 16 al 21 e della passione, dell'interessamento di Stendhal per Rossini, a cui dedico anche una bella biografia. Fra gli operisti noti, il primo che incontriamo cronologicamente, ancora un po' prima del termine politico della Restaurazione, quindi prima del 1814, è proprio Rossini, che debutta a Milano nel 1812 con La Pietra del Paragone. Poi seguono i titoli che hanno debuttato a Milano: Aureliano in Palmira nel 13, Il Turco in Italia nel 14, La Gazza Ladra nel 17, Bianca e Faliero nel 19. Ma parlando di Rossini, quel che è interessante non è tanto vedere quante sue opere hanno debuttato a Milano, ma è vedere quanto il pubblico milanese avesse piacere di sentire e risentire opere di Rossini e quanto gli impresari milanesi si siano dati da fare per far sì che tutti gli anni fossero in cartellone, tutti gli anni intendo almeno fino alla metà degli anni 20, primi anni 30, fossero in cartellone almeno 2-3 titoli di Rossini ogni anno. Vediamo qui nel 1823, solo nella stagione della primavera, quindi da dopo Pasqua fino all'estate, furono rappresentati 5 titoli diversi di Rossini. Era una vera e propria celebrità, era il musicista più apprezzato e più rappresentato in quei tempi. Seguono di poco dopo i debutti Scaligeri di Bellini dal 27 al 31, Il Pirata, La Straniera, Sonnambula, Enorma, anche qui consacrazione sul palco della Scala.
E Gaetano Donizetti, un assiduo frequentatore di Milano, anche lui scrisse moltissime opere, vediamo tutti i titoli. La cosa notevole è che scelse non solo la Scala, ma anche gli altri teatri, in particolare la Canobiana, per alcuni suoi debutti. Ricordiamo che in questi anni, fino a tutta la fine dell'Ottocento, quindi passando anche il termine della Restaurazione e l'unificazione nazionale, la Scala sì era il gran teatro, il primo teatro d'opera di Milano, ma convivevano ancora la Canobiana e il Teatro Re, almeno, che erano i grandi teatri d'opera. Poi qualcosa saltuariamente veniva rappresentato anche al Carcano, ma quindi i melomani milanesi di 200 anni fa avevano ben l'imbarazzo della scelta per sentire anche allestimenti di primo ordine contemporaneamente, non solo alla Scala, ma anche negli altri teatri, direi forse più fortunati anche di noi che dobbiamo accontentarci, grosso modo, solo della Scala ormai, per sentire qualche opera. Invece all'epoca si poteva andare alla Canobiana, si poteva andare anche al Teatro Re. Dunque, erano tutti qui, tutti in centro. La Canobiana è quello che è diventato il Teatro Lirico, che è stato inaugurato poco fa. La Canobiana era anche qui dietro, in zona Santa Radegonda, in via Santa Radegonda c'era Santa Radegonda, e verso il Broletto, erano tutti in questa zona centrale, sia la Canobiana che, cioè la Canobiana no, è, scusate, Lirico, il Teatro Re e il Santa Radegonda, vicini nella Scala. Diciamo che questa era la zona nella Milano 7-800esca, era la zona dei teatri, perché sussistevano in sostanza su istituzioni ecclesiastiche soppresse, quindi il Teatro Santa Radegonda sul monastero di Santa Radegonda, la Canobiana su un'istituzione religiosa di istruzione, erano delle scuole, erano le scuole canobiane che hanno dato poi il nome al teatro, e anche il Teatro Re occupava dei locali di una chiesa soppressa, quindi tutto. Per fare la Scala è stata demolita Santa Maria della Scala, quindi comunque tutti in questa zona della città. Questo per quel che riguarda l'aspetto pubblico, diciamo, delle rappresentazioni teatrali, che sono i fenomeni diciamo, sociali, collettivi, di maggior visibilità, di maggior fruizione. Però, negli anni della Restaurazione, in cui ricordiamo siamo reduci da un cambiamento del paradigma culturale e sociale, quindi la società di antico regime, le famiglie aristocratiche continuano ad esserci, ma sono affiancate dalla nuova classe emergente, che è la borghesia, da chi può permettersi di allestire concerti, chi può permettersi di scritturare musicisti, di commissionare musica, non avvalendosi del patrimonio di famiglia, ma con i proventi del frutto del proprio lavoro. E quindi convivono negli anni della Restaurazione esperienze di mecenatismo aristocratico e mecenatismo borghese. La forma principe del mecenatismo degli anni della Restaurazione non è tanto il teatro, che nella società d'antico regime veniva sfruttato come palcoscenico per mettere in mostra la propria valentia o la propria autorevolezza e importanza a livello cittadino, ma sono le accademie che si tenevano nei grandi palazzi, nei grandi salotti, questo termine così ottocentesco, tanto aristocratici quanto borghesi. E che cosa si suonava, che cosa si sentiva nelle accademie domestiche? L'epoca della sinfonia, come grande genere tipico della produzione strumentale tipicamente milanese, è venuta meno. Da Milano la Sinfonia di San Martini è passata ampiamente a Vienna, e a Vienna si è evoluta con Mozart, Haydn e Beethoven. A Milano prende piede un genere che è quello del concerto per strumento solista e piccola orchestra che accompagna, della sonata per strumento solista, accompagnata magari dal pianoforte, o comunque composizioni di piccolo organico, tutto nell'ottica di queste esecuzioni domestiche, non dico più di messe, ma comunque più tranquille, più conviviali, più informali, che si tenevano nei salotti milanesi. E allora emergono due virtuosi negli anni della Restaurazione. Uno è Alessandro Rolla, di cui ho già accennato prima, con una vita lunghissima che ha coperto buona parte della stagione di antico regime del Settecento. Lui è documentato ancora molto giovane, negli anni 70, primi anni 70 del Settecento,
come violista solista della Cappella di Sant'Ambrogio ai tempi della direzione di San Martini, quindi si collega idealmente alla scuola sinfonica milanese. Però la sua vita sarà molto lunga, proseguirà per buona parte anche dell'Ottocento, per tutta l'epoca della Restaurazione, continuerà a suonare, a comporre, ad interessarsi di musica fino a età molto avanzata, e quindi ad esempio fu Alessandro Rolla ad interessarsi per invitare Paganini a Milano per due fortunatissimi e affollatissimi concerti alla Scala nel 1827. Fu Rolla a portare alla Scala le sinfonie di Beethoven e a dirigere in contesti sia pubblici che privati sinfonie di Beethoven già dal 1816-1817. Grazie a Rolla la musica di Beethoven è arrivata a Milano anche prima dell'approdo ufficiale alla Scala. Dovrebbe essere del 1823 la prima esecuzione in forma di concerto alla Scala di musiche di Beethoven. Alessandro Rolla, grande virtuoso di viola e di violino, e un altro grande virtuoso che non si può non citare della generazione successiva però a quella del Rolla solista, del Rolla concertista, quindi degli anni 30 e 40 dell'Ottocento, è una figura di cui ci siamo dimenticati troppo presto, ma che non dovremmo temere, come una figura che non dovrebbe temere il confronto con i grandi virtuosi del pianoforte contemporanei. Penso banalmente a Chopin e Liszt, che è Adolfo Fumagalli, il nome di un pianista e compositore che capisco possa non dire molto ai musicofili contemporanei, ma all'epoca, fra gli anni 30 e 40 dell'Ottocento, fu una vera celebrità, ci furono veri e propri fenomeni di isteria collettivi pur di sentir suonare questo pianista nativo di Inzago, fuori Milano, che studiò al Conservatorio di Milano e diede prova di grandissima valentia come solista, sia nelle trascrizioni su motivi d'opera che andavano tanto di moda all'epoca, ma anche con composizioni originali come concerti per pianoforte, sonate, ballate e mazurche, ed è esponente di una famiglia di musicisti, perché Adolfo Fumagalli, grande pianista virtuoso che fece concerti in tutta Europa, Dismo Fumagalli, un fratello anch'egli pianista e grande virtuoso, e soprattutto non posso non citare, così, ma il fratello minore e che quindi sviluppò la propria carriera nella seconda parte dell'Ottocento, Polibio Fumagalli, che fu professore di organo al Conservatorio di Milano, concertista, il primo degli organisti moderni di Milano, e per quasi 40 anni fu maestro di cappella e organista del Santuario di San Celso. E appunto il ruolo dei salotti, sappiamo bene, questa è Clara Maffei, ogni tanto torniamo e giriamo intorno a Verdi senza citarlo mai direttamente. Insieme alla musica si faceva anche politica, si faceva anche qualcosa di sovversivo, e insieme alla musica si sviluppavano anche quelle idee che hanno innervato e imperniato tutto il periodo della Restaurazione. Fra una sonata, fra un concerto, si parlava anche di queste posizioni preunitariste e irredentiste, insomma, e sappiamo quanto la musica ha aiutato anche il coagularsi attorno a certi centri, che sono appunto questi salotti, di certi menti e di certe figure di spicco. E direttamente a questo si lega una considerazione sul fatto che proprio negli anni della Restaurazione Milano viene consacrata capitale italiana, ma direi anche, insomma, non capitale, ma una delle città di primo piano per quanto riguarda la stampa musicale ottocentesca. Abbiamo ovviamente Casa Ricordi, che inizia a stampare nel 1808, ma anche alcuni concorrenti già della prima ora, gli Artaria, Benedetto Carulli ad esempio, che sono attivi mentre Giovanni Ricordi muove i primi passi, con produzioni molto fortunate, molto richieste. Proprio i salotti borghesi richiedevano agli editori milanesi di essere foraggiati continuamente di nuove composizioni da poter eseguire in questi incontri conviviali. Non si ha più l'organico sinfonico completo come c'era nel Settecento, ci si accontentava di un pianoforte o di qualche strumento solista o di uno strumento solista solo accompagnato dal pianoforte, e gli editori milanesi, tutti, da Ricordi, Francesco Lucca, Giovanni Canti, quelli attivi appunto negli anni 30 e 40
dell'Ottocento, investirono moltissimo sul genere fortunatissimo delle riduzioni per pianoforte solo o per strumento solista e pianoforte delle opere in scena alla Scala. E qui si ha il momento di collegamento e di unione fra il fenomeno collettivo della rappresentazione teatrale alla Scala, in questo caso prendiamo la Cenerentola di Rossini, e le riduzioni per pianoforte che gli editori producevano a strettissimo giro. Nel momento in cui un'opera era rappresentata alla Scala, abbiamo i programmi, diciamo così, e gli elenchi delle edizioni, prendiamo un caso emblematico che può essere quello di Giovanni Ricordi, acquisendo la proprietà editoriale della partitura del compositore, oltre a stampare le parti per i musicisti che avrebbero eseguito alla Scala, stampare la partitura per la commercializzazione, veniva prodotta proprio contemporaneamente anche la riduzione per pianoforte solo, per canto e pianoforte o per strumento e pianoforte, per dar modo a chi ha ascoltato, a chi ha assistito alla rappresentazione teatrale alla Scala in teatro, di poter rieseguire e riascoltare l'opera anche a casa propria con tutte le comodità, possiamo dire così, del caso. E la fortuna dei nostri grandi operisti, la fortuna immediata che queste opere riscuotevano in città, il successo o l'insuccesso, il successo o i fiaschi anche, sono legati proprio al fatto che la società milanese, in cui bene o male suonavano un po' tutti, più o meno bene, potevano rieseguire e riascoltare tutto comodamente anche a casa. Il fatto di avere qualche familiare, qualche conoscente che potesse suonare su un fortepiano e strimpellare un po' qualche tema teatrale che Giovanni Ricordi si preoccupava di preparare in modo praticamente estemporaneo insieme all'uscita dell'opera, riflette anche la grandissima messe di maestri di pianoforte che si ritrovano su pubblicazioni fortunatissime e anche curiosissime, che fortunatamente possiamo consultare ancora, che sono le guide della città di Milano, in sostanza una sorta di pagine gialle, pagine bianche, ante litteram, in cui tutti i professionisti di Milano, dai costruttori, dai muratori, insomma tutto quello che potevano essere i rivenditori di prodotti alimentari, ferramenta, minutistica, ma anche i professionisti, quindi avvocati, medici, notai, e anche i maestri di musica che erano divisi per strumento e per insegnamento. E su queste pubblicazioni, che si chiamano Guida di Milano, Servitore di Piazza, Città Illustrata, si ritrovano e sono molto interessanti, notiamo magari anche 100-150 maestri di pianoforte in questi anni. Tutti volevano imparare a suonare il pianoforte, tutti quelli che potevano volevano un pianoforte in casa proprio per poter fare tanta musica. E l'epoca della Restaurazione è il periodo che inaugura la musica domestica, la musica che viene in qualche modo democratizzata, certo non a tutti i livelli, a tutte le classi sociali, però non è più un fenomeno elitario per aristocratici, ma già il borghese, già anche il piccolo borghese può permettersi un pianoforte, magari di seconda mano, magari un po' scassato, non perfettamente funzionante, però poteva permettersi di avere uno strumento in casa, di comprare a pochissimo prezzo, perché Giovanni Ricordi era molto economico, con queste riduzioni che venivano vendute nel formato di foglio d'album, quindi magari la singolare, il coro, la sinfonia, ce n'era per tutte le tasche e tutti potevano fare un po' musica. Eccoli qui due protagonisti, quello in fotografia nel tondo è Francesco Lucca, quello in rosso nella stampa invece è Giovanni Ricordi. Giovanni Ricordi fonda la propria casa nel 1808, Francesco Lucca viene assorbito da Ricordi nel 1858, anche Giovanni Canti, che muore alla fine degli anni 40, viene assorbito da Ricordi, e alla fine dell'Ottocento, negli anni 80 dell'Ottocento, Giovanni Ricordi è un colosso, è un gigante, ovviamente non Giovanni Ricordi, ma gli eredi. Casa Ricordi è la prima forza italiana e una delle principali forze europee quanto a diffusione e produzione di partiture. L'unico che riuscì a resistergli e che continuò a resistergli fino alla morte nel 1906 fu Giovanni Martinenghi, che fu un piccolo editore di musica che si specializzò
in produzione e pubblicazione di musica sacra, l'unico che non riuscì ad essere fagocitato da Giovanni Ricordi. Legato a Giovanni Ricordi anche il fenomeno dei periodici musicali. Abbiamo detto che tutti si interessano di musica, tutti vogliono suonare, tutti vogliono sapere anche quel che succede in città ed essere aggiornati sulle novità musicali. Ecco che l'intuizione non solo di Giovanni Ricordi, questa qui è di Francesco Lucca, nascono alcuni periodici settimanali che aggiornano sulle novità nelle rappresentazioni teatrali, la musica che viene fatta nelle chiese, a Milano, in Italia e all'estero. Alcune annate dell'Italia musicale, si vede questa di Lucca, dietro all'allegoria della musica si scorge il profilo del Duomo, il pirata, che si richiama al famoso titolo belliniano, anche questo della fine degli anni 30, e poi, imprescindibile, la Gazzetta Musicale di Milano, pubblicata da Casa Ricordi, dal 1842 ininterrottamente fino al 1904. È il principale strumento, la principale fonte di conoscenza per la vita musicale milanese, italiana e anche europea, sostanzialmente per la seconda metà dell'Ottocento, partendo appunto dal 1842. Una intuizione felicissima di Giovanni Ricordi, una parte dedicata a questioni musicali, di storia della musica, curiosità, approfondimenti di armonia, di contrappunto, biografie dei compositori, pubblicazioni di qualche partitura anche che veniva allegata come supplemento al giornale, e poi la parte che piaceva di più ai lettori milanesi, le parti della cronaca della città, non una cronaca sui fatti di cronaca giudiziaria, di incidenti, di quel che poteva succedere, ma una cronaca musicale, quindi tutto quello che succedeva di rilevante in settimana in città veniva recensito, c'era sempre un occhio di riguardo per le opere e il loro esito alla Scala e negli altri teatri, c'era segnalato il passaggio di compositori, di virtuosi di strumento in città, c'erano recensite alcune esecuzioni nelle chiese e poi c'era il solito spazio, le recensioni, spazio per i lettori, un giornale molto molto interessante che dà veramente il polso della situazione, che è il termometro vivissimo, uno spaccato vivissimo, settimanale, anzi usciva due volte la settimana, il mercoledì e la domenica, noi possiamo seguire quasi quotidianamente quello che succedeva dal punto di vista musicale in città. Un giornale che però non è rimasto indifferente a quello che è successo a Milano nel 1848. Giovanni Ricordi evidentemente parteggiava per i moti redentisti del 1848 per l'insurrezione di Milano e quindi proprio nel marzo, questo è il primo numero pubblicato dopo le cinque giornate, nel tumulto delle cinque giornate del marzo 48 la Gazzetta Musicale non è stata pubblicata. Ricomincia la pubblicazione il 29 marzo, una settimana dopo, finiscono il 22 marzo, il 29 la pubblicazione della Gazzetta Musicale ricomincia, Gazzetta Musicale di Milano ed Eco delle Notizie Politiche. In questo caso tutta la Gazzetta Musicale di Milano è dedicata alle notizie di politica, quindi ci sono gli aggiornamenti dei moti, quello che sta succedendo in città, come la cittadinanza milanese si sta organizzando, e solo in fondo la parte musicale che accenna a qualche compositore che si sta accingendo a fissare su carta l'intonazione di qualche inno popolare a Pio IX, qualche inno popolare alla valentia delle guardie milanesi, però tutto quel che c'è di musicale è lì, quindi sì. Eclissa la cronaca perché i teatri sono chiusi, perché non si fa musica nei salotti, non si fa musica nelle chiese, quindi anche la Gazzetta Musicale di Milano si fa organo di stampa delle nuove istanze politiche. L'ultimo punto, prima di sentire qualcosa di più interessante, è ovviamente una doverosa contestualizzazione sulla musica sacra, che è un po' la controparte di quello che succedeva nei teatri, quello che succedeva nelle case, quello che succedeva nelle chiese. Con un'abile, abilissima mossa politica, nel 1816 viene eletto come arcivescovo di Milano un cardinale carinziano, Carlo Gaetano Geisel, un conte, come per far capire a chi non avesse ancora capito che gli austriaci sono tornati a Milano ed hanno intenzione di restarci.
Quindi questo personaggio amato, odiato, controverso a seconda del punto di vista per cui lo si consideri, ebbe un lunghissimo episcopato che durò fino alle soglie del 1848, fino al 1846, 30 anni, dal 1818 al 1846. E per usare un gioco di parole, fu un arcivescovo restauratore negli anni della Restaurazione. Condivideva con San Carlo, il grande riformatore della Chiesa di Milano, anche il nome di battesimo, entrambi Carli. Si pronunciò pressoché su tutto, dalla dottrina alla morale, ma anche alla disciplina dei sacramenti e finanche alla musica sacra. Il cardinale Geisruck riesce a conservare a Milano quel ruolo di primato che già aveva come città guida nell'ambito della musica sacra. Si fa presto a parlare di Roma con le cappelle delle basiliche papali, si fa presto a parlare di Napoli con i conservatori o di Venezia con i suoi istituti, ma anche Milano sappiamo che già dagli inizi del Settecento con la scuola della Cappella del Duomo fu uno dei fari, dei punti di riferimento per i musicisti che volevano dedicarsi alla produzione sacra e alla carriera di musicista di chiesa. Superato l'impasse delle soppressioni, superata la crisi provocata dal regime ateo e anticlericale dei Giacobini, con il cardinale Geisruck la situazione viene ristabilita in qualche modo, ma la volontà di creare norme e di avere un pronunciamento su tutto influenzò inevitabilmente anche la musica sacra. I cocci di quella che erano i fasti, di quelli che sono stati i fasti settecenteschi, vengono qui raccolti e accantonati definitivamente. Il punto di forza della musica sacra nel Settecento furono, da una parte, i virtuosi di canto, i castrati, quindi musici soprani contralti, dall'altra gli organici strumentali, le sinfonie che affiancavano appunto questi solisti di punta. Passato questo sistema, Geisruck raccoglie una chiesa, una diocesi in dissesto finanziario, tutti gli orpelli vengono momentaneamente congelati, nelle chiese ovviamente si continua a fare musica e si deve continuare a fare musica, ma gli organici coinvolti sono molto ridotti, si tratta di una manciata di cantori accompagnati dal solo organo. E questo permette di emergere a due figure di compositori assolutamente conservatori, assolutamente fedeli alla tradizione contrappuntistica, addirittura 6-700esca, che sono i due organisti del Duomo, Ferdinando Bonazzi e Pietro Piazza. Il Duomo di Milano tradizionalmente ha sempre avuto due organisti in carica contemporaneamente per la particolare conformazione del presbiterio della cappella, con due organi suonanti e battenti che si guardano, e con la cappella che cantava in due semicori di quattro voci e quattro voci, suoni cantoria, soprani contralti, tenori bassi di qui e di là, quindi due organisti e due mezzi cori con il maestro. Questi due personaggi, Ferdinando Bonazzi e Pietro Piazza, furono coloro che nel corso della prima parte dell'Ottocento, quindi negli anni della Restaurazione, seppero proseguire nel solco della tradizione rigorosa e contrappuntistica avviata da San Martini, da Gian Andrea Fioroni, ancora prima, da Bagliani, da Appiani, dai grandi maestri di cappella della cattedrale, tanto che dei teorici addirittura esteri, addirittura un Giovanni Paolo Schultesius, che fu un teorico tedesco naturalizzato poi milanese, che scrisse una grande opera complessiva sulla musica, e anche Pietro Lichtenthal, stessa cosa, fra gli anni 10 e 20 dell'Ottocento, citarono con ammirazione, continuavano ad elogiare Ferdinando Bonazzi e Pietro Piazza come due esponenti di musicista di chiesa che non se ne vedevano più e che non ce n'erano più, quindi il perdurare di una tradizione. Però contemporaneamente a Ferdinando Bonazzi e a Pietro Piazza e da qualcun altro dei loro allievi, un nuovo linguaggio cominciava a farsi strada anche sulle cantorie, anche nelle chiese di Milano, perché inevitabilmente anche la musica sacra, anche la musica liturgica è espressione ben contestualizzata di un momento storico preciso, nel senso che anche in chiesa si sente musica composta in un linguaggio, in uno stile che è quello comune al sentire di quel momento. Quindi si andò progressivamente a derogare su una forma asciutta, su una forma più osservata
e più stregata, e quello che poteva essere un po' il linguaggio operistico per facilitare un po' la comprensione, ha cominciato a farsi strada anche nelle chiese, dove non era accompagnato dagli strumenti dell'orchestra perché non ce n'erano, ma cominciavano a essere dotati gli organi in tutte le chiese di Milano di questi registri di imitazione orchestrale, per cui non si poteva rimpiangere la presenza dell'orchestra, ma si sentivano trombe, flauti, fagotti, corno inglese e quant'altro, che venivano fatti concertare e accompagnavano i cantanti. C'è un pezzo, che è quello di cui vedete la prima pagina della partitura che adesso ascoltiamo, è un Regina Celi composto da Carlo Bigatti, 1779-1853, maestro di cappella del santuario di San Celso dal 1811 sino alla morte nel 1853, che incarna perfettamente questo momento di passaggio fra lo stile osservato settecentesco, lo stile galante che ha perdurato fino a tutto il Settecento, e quello che sarà poi lo stile ottocentesco più proprio e operistico anche della musica sacra. Questa partitura è datata al 1814, prevede in organico tre voci soliste, soprano, tenore e basso, in cui il soprano qui è ancora un castrato, perché se la società civile ha iniziato a vedere sotto una cattivissima luce i castrati già dagli anni di Parini, qui degli anni 60 del Settecento, ma l'esperienza napoleonica, giacobina e gli eredi dell'illuminismo francese hanno fatto sì che con Napoleone la presenza dei castrati sui palcoscenici dei teatri fosse in qualche modo estromessa e eclissata a favore delle cantanti donne, di voci femminili, nelle chiese i castrati hanno continuato a cantare sino all'estinzione. Ovviamente non sono stati più operati nuovi fanciulli cantori per conservare la voce bianca, ma i castrati che erano in organico nelle cappelle sono rimasti al loro posto fino alla pensione. Abbiamo notizia dell'ultimo castrato che ha cantato in una cappella, in due cappelle di Milano in realtà, fino al 1842, quindi molto avanti nel corso dell'Ottocento. Era Girolamo Mosca, che verosimilmente è stato operato appena prima dell'avvento dei Giacobini all'inizio degli anni 90, e ha cantato per 50 anni a San Celso e in Duomo. Progressivamente gli altri castrati sono andati in pensione negli anni 20, negli anni 30. Gli austriaci, quando sono tornati a Milano nel 1814, hanno tentato di estromettere forzosamente i castrati che ancora cantavano nella Cappella del Duomo, promettendo pensioni, promettendo delle buone uscite, ma la fabbrica del Duomo non ne ha voluto sapere. Questi castrati sono rimasti in organico fino alla naturale pensione, fino alla giubilazione, e appunto l'ultimo castrato che ha cantato in una chiesa di Milano dovrebbe essere, salvo smentite, ma non credo, dovrebbe essere appunto il Mosca, che è morto nel 1842. E sentiamo questo divertentissimo Regina Celi per tre voci concertanti e organo concertante. Questo è un inedito che è stato eseguito per la prima volta in concerto dalla mia cappella musicale nel 2019, e la parte di soprano significativamente non è affidata a un soprano naturale, a una donna, ma anche in questo caso a un sopranista. È un canone, la stessa linea melodica viene ripresa dalle tre voci con ingressi sfalsati, e si sente già una bella apertura a quello che sarà lo stile operistico del bel canto. Qui siamo ancora in una via di mezzo, in una fase, diciamo, embrionale. Thank you.
è qualcosa di strano, ovviamente, non ci si aspetterebbe di sentir cantare così un Regina Celi alla fine di una messa del tempo pasquale, però dà proprio il senso di quella che era la musica di consumo dell'epoca. Dobbiamo ricordarci sempre che i compositori, i maestri di cappella, gli organisti erano pagati a partitura, erano pagati volgarmente, diciamo, a peso, quanta musica scrivevano più venivano pagati, quindi avevano interesse di scrivere musica sempre nuova e sempre aggiornata al gusto stilistico e ogni minimo cambiamento. Ne approfitto allora per farvi sentire anche uno spezzone di un Gloria, altro pezzo dell'Ordinario della Messa, questo di Ferdinando Bonazzi, il compositore che citavo prima, che in Duomo faceva quello tutto castigato, quello tutto per bene, ma poi quando gli commissionavano musica per altre chiese, anche lui si divertiva a scrivere nello stile operistico. In questo Gloria si alternano brevi movimenti, diciamo corali, in cui l'organo può concertare, può far sentire questi accompagnamenti un pochino più sciolti, a vere e proprie arie solistiche in cui i due tenori si ritagliano un momento come fosse un momento lirico su un palcoscenico. Anche queste sono tutte musiche inedite eseguite dalla nostra cappella musicale in concerto qualche anno fa. Thank you.
questa era la musica che si poteva sentire nelle chiese di Milano intorno al 1810-1820. Alla fine del pezzo, sull'accordo finale dell'organo, si è sentito bene uno dei particolari effetti di imitazione degli strumenti dell'orchestra che potevano fare gli organi dell'epoca, che è quello che si chiamava rullante o il timballone, che voleva imitare il rombo dei timpani, in sostanza, che viene ottenuto facendo suonare quattro canne a distanza di un semitono. Suono continuo provoca dei battimenti. Il pezzo è stato registrato su un organo del 1802, quindi più o meno coevo a quest'epoca. E mi si permetta un accenno organistico prima di chiudere, si torna sempre lì. Nel 1827 Pietro Almasio, organista di tante chiese di Milano, San Fedele, ma in questo caso l'episodio è successo al Carmine, nel 1827 viene denunciato dalla curia perché suonava l'opera in chiesa. Siamo negli anni dell'episcopato del cardinale Geisrug, quindi questi rigori, questo controllo estremo, questa attenzione da parte della curia perché tutto vada bene, perché tutto rimanga nell'ambito, diciamo, dell'ortodossia. Il cardinale Geisrug non poteva avere il controllo di tutta la sterminata diocesi di Milano, però almeno in città cercava di far funzionare bene le cose. Lui nel 1825 e nel 1833 emana due lettere pastorali, due circolari destinate a tutte le parrocchie della sua diocesi, in cui stigmatizza tanti problemi e tante cose che non vanno. Fra le tante cose che non vanno è anche la musica sacra di stampo operistico. E che vuol dire composizioni come quelle che abbiamo sentito prima, Regina Celi di Bigatti, ma anche gli organisti che si permettevano di suonare durante la messa dei motivi teatrali. Pietro Almasio viene denunciato, ci sono ancora le carte nell'archivio dell'archivio storico della Cura di Milano. Poi una denuncia che non ha avuto seguito, non gli è successo niente, però questi emissari della Curia, quasi una polizia della Curia, girava per le chiese di Milano e è rimasto questo rapporto sul fatto che Pietro Almasio, organista del Carmine, durante la messa si è permesso di suonare alcuni temi d'opera. Questa cosa prenderà però talmente tanto piede, avrà talmente tanta fortuna e piacerà talmente tanto a tutti, dagli organisti al clero, ai fedeli, che nel resto dell'Ottocento si avrà praticamente solo questo repertorio, e nelle chiese di Milano, dell'Italia settentrionale, gli organisti prevalentemente suonavano melodie d'opera durante la messa. La cosa diventò talmente tanto comune che esattamente 30 anni dopo, nel 1857, c'è un trafiletto a stampa, in cui sono incappato casualmente qualche giorno fa, ancora proprio sulla chiesa del Carmine di Milano. L'organista era Michele Bianchi, un altro musicista meno noto, un organista maestro di cappella milanese, e in un giornaletto umoristico, un settimanale, si chiamava L'Uomo di Pietra, il convitato, richiamandosi al Don Giovanni di Mozart, e c'è questo trafiletto fra le notizie divertenti che sono successe in settimana in città, e si diceva: la chiesa del Carmine, con grande divertimento scandalo di tutti, l'organista, durante la prima comunione dei fanciulli, smiagolava melodie della Traviata, e questa l'hanno venduta come notizia curiosa. Oppure l'anno prima o l'anno dopo, adesso non ricordo, stesso genere di notizie, la chiesa di San Bartolomeo era qui dietro, appena fuori, dopo via Manzoni, insomma, la vecchia chiesa di San Bartolomeo, prima che la demolissero, vi era organista Carlo Fumagalli, che è stato l'organista milanese che ha contribuito di più a diffondere la musica di Verdi e degli altri operisti proprio all'interno delle chiese, quando ormai questo fenomeno era stato sdoganato. Nelle chiese si eseguiva correntemente la musica delle opere, anzi, quello che dicevo prima, di risentire a casa sul proprio pianoforte le arie, i motivi, i cori delle opere in scena, nella seconda metà dell'Ottocento non fu più un elemento privato e domestico, ma queste cose si facevano nelle chiese. Quindi gli organisti cercavano di suonare durante le funzioni i motivi delle opere più in voga, o più contemporanee, quelle che ormai erano entrate nell'immaginario comune. Nel 1856 o 58, non ricordo, ma siamo lì, sempre il convitato con l'Uomo di Pietra, trafiletto divertente, sulla chiesa di San Bartolomeo. Sappiamo che l'organista lì era Carlo Fumagalli, quindi abbiamo ottime ragioni per credere.
si dice che al tempo dell'elevazione l'organista suonava un passo scabroso dell'Attila di Verdi, in cui, sebbene l'organo fosse ben accordato, la situazione era estremamente scordata e assordante, perché il momento che raffigurava quella musica suonata all'elevazione strideva completamente con quello che succedeva sull'altare, in realtà, ma ne parleremo un'altra volta di queste cose. Chiudo velocemente, perché non c'è lo Stabat Mater, vabbè, qui ci sarebbe dovuta essere un'immagine del frontespizio della prima edizione dello Stabat Mater di Rossini, 1842, siamo ancora negli anni dell'Episcopato di Geisruck. La società milanese aspettava con trepidazione di sentire lo Stabat Mater di Rossini. Rossini, che si era ritirato dalle scene ormai da più di 10 anni, si era ritirato in Francia, decide di riprendere in mano la penna e di comporre una grande pagina di musica sacra. Si era già aperto il dibattito sulla sacralità e sulla, come dire, la santità della musica sacra, sullo stile in cui la musica sacra doveva essere composta. Nessuno dei commentatori era soddisfatto dall'operato ordinario dei maestri di cappella e degli organisti. Si sperava e si aspettava che qualcuno dei grandi scendesse dal piedistallo e si cimentasse con una grande composizione sacra. Il primo a farlo è stato Rossini, e la società di Milano e il mondo culturale e musicale non vedeva l'ora di risentire lo Stabat Mater. La Scala l'aveva programmato intorno a maggio-giugno del 42. Però la partitura giravano già anche delle riduzioni per pianoforte e voci. Non c'era pazienza di aspettarlo, la Cappella Musicale del Duomo decide di fare un'esecuzione in anteprima dello Stabat Mater di Rossini. Scelgono, essendo lo Stabat Mater la sequenza principe della Quaresima, ma proprio del Venerdì Santo, il compianto della Madonna sotto la croce, scelgono di eseguirlo il Venerdì Santo. Venerdì Santo nella chiesa di Sant'Antonio Abate, poco dietro Piazza Fontana, che era una chiesa a cui si appoggiava anche la Cappella del Duomo per fare delle prove. Chiedono tutti i permessi, sono tutti d'accordo, tranne l'arcivescovo. E quindi il maestro di cappella del Duomo, il cantore del Duomo, gli organisti del Duomo litigano con l'arcivescovo Geisruck, perché per lui non è assolutamente opportuno e conveniente che il giorno del Venerdì Santo si esegua uno Stabat Mater che secondo lui di sacro non ha niente. Alla fine i musicisti l'hanno spuntata e, nonostante le proteste e i malumori dell'arcivescovo, eseguono con grandissimo successo lo Stabat Mater in forma diciamo, liturgica, di preghiera, non in forma di concerto, nella chiesa di Sant'Antonio Abate. Però anche questo dà il senso di come questo arcivescovo, nonostante fossero passati 25 anni ormai dall'insediamento milanese, non ne volesse sapere di demordere, di desistere e di derogare su questa musica sacra, diciamo, più contemporanea e più aggiornata. Arriviamo alla fine di questa chiacchierata, perché il tempo stringe in tutti i sensi, e arriviamo al 1848, il termine che convenzionalmente viene posto come capo estremo del periodo della Restaurazione, perché nel 1848 il sistema politico e sociale della Restaurazione naufraga completamente, perché le popolazioni non sopportano più la dominazione restaurata, quindi dopo 30 anni abbondanti di dominazione austriaca, nel caso specifico di noi milanesi, non sopportano più gli invasori e cercano di insorgere. Non siamo qui a fare una lezione di storia, sappiamo tutti cosa è successo nel marzo del 1848. Si diceva appunto che anche il mondo musicale fa eco alle istanze rivoluzionarie e irredentiste, quindi questa e le successive sono le famose pagine musicali, quel che restava di musicale, della Gazzetta Musicale di Milano. Tutto il giornale era dedicato al racconto degli eventi politici, al racconto del clima politico e amministrativo milanese, di quel che succedeva, del consolidarsi finalmente del potere milanese a Milano. In ultima pagina si vede come i musicisti di Milano si sono organizzati in fretta e furia per mettere in musica
qualche canto popolare, qualche inno, qualche musica d'occasione per festeggiare finalmente la liberazione e inneggiare ai liberatori. In particolare in questa pagina, tanto per farvi notare un nome, si vede il canto del Milite Lombardo, musica di Raimondo Boucheron. Raimondo Boucheron era dal 1846, quindi 2 anni prima, il maestro di cappella del Duomo. Quindi un musicista di chiesa che però ha sposato anche lui la causa risorgimentale e patriottica. Veniamo qui, canto della vittoria, inno popolare dell'Adolfo Fumagalli, di cui vi parlavo prima, il pianista concertista virtuoso. Anche lui si è cimentato con la composizione di un inno popolare. Qui sotto, qui siamo ormai nella seconda metà di aprile del 1848, quindi la situazione si sta un po' già stabilizzando, però i milanesi sono talmente entusiasti, sono talmente presi da questi fervori, da questo tripudio di gioia e di felicità per il ristabilito governo milanese a Milano, e continuano a voler sentire musica patriottica. E quindi Giovanni Ricordi sospende tutta la pubblicazione che aveva in corso e allestiscono in fretta e furia edizioni su edizioni di musica a tema, che però è musica effimera, perché ha avuto una grandissima diffusione in quel periodo, ma poi si è persa subito. Vediamo Adolfo Fumagalli, pianista concertista virtuoso, vediamo Carlo Buoniforti, che era primo organista del Duomo, professore di armonia in conservatorio, organista Sant'Alessandro in Zebedia. Vediamo Raimondo Boucheron, che era appunto maestro di cappella del Duomo. Stefano Ronchetti Monteviti, professore di composizione al conservatorio. Insomma, tutto il mondo musicale milanese si unisce per celebrare con musica d'occasione le 5 giornate. Quest'ultimo in basso, canto a Pio IX, Giovanni Toia, maestro di cappella della Chiesa del Carmine, perché sappiamo che oltre alle istanze, diciamo, di libertà e di volontà di riconsegnare l'Italia agli italiani, c'erano quelle posizioni che poi sono state identificate nel neoguelfismo, che sono quelle che vedevano l'Italia come una repubblica federale, tante piccole repubbliche, sotto la presidenza del Papa di Pio IX. E anche qui inni popolari, album inni popolari, qui andiamo un pochino più avanti, Carlo Alberto, quando si cerca già l'appoggio dei Savoia, per far vedere come la Gazzetta Musicale di Milano, che era l'organo di stampa del mondo musicale della società milanese dell'epoca, quando c'è stato bisogno di un sussulto e di uno scatto risorgimentale patriottico, si è prestata. E in sostanza, da questo aspetto, si vede un po' anche l'elemento comune di questo trentennio, grosso modo 1814-1848, in cui musica, politica e società sono andate a braccetto. Gli operisti e i librettisti che hanno cercato in tutti i modi di scaldare gli animi con i titoli che ben conosciamo, non solo Verdi ma anche tutto quello che c'è stato intorno, che hanno tentato di tenere testa alla censura austriaca impietosa. La musica che veniva fatta nei salotti borghesi e aristocratici era un'occasione appunto per intavolare discussioni, per pianificare mosse, tutto sostenuto dalle società segrete, dalla carboneria, da questo ambiente che ha messo in fermento letteralmente la società milanese, che è arrivata poi a esplodere con i moti del 1848. Le stesse cose anche in chiesa, perché nel momento in cui nel 1842 ci sono dei manoscritti, qualche organista si è messo a suonare va pensiero dal Nabucco, suonando musica, come dire, estremamente contemporanea, la novità che c'era in teatro all'epoca, al momento dell'elevazione, perché quella melodia si presta molto bene a meditare nel momento più alto e centrale della messa, anche dalle cantorie e anche dagli organi, anche dalle chiese, sono passati messaggi velati o meno, voluti o meno, comunque finalizzati a questo grande afflato, a questa grande mobilitazione per liberare Milano e l'Italia settentrionale. Quindi questo momento storico particolare che comincia come reazione violenta alla stagione napoleonica, con l'arrivo degli austriaci con il pugno di ferro che cercano di riconquistare il potere e di mantenerlo,
pian piano crea queste istanze nei musicisti, negli intellettuali, negli uomini di cultura, che portano poi a scoppiare nel 1848 con le cinque giornate. Ma il tutto è preparato da 30 anni di frequentazioni, frequentazioni che passano anche per la musica. E chiudo con una nota divertente. Nel 1848 il più grande organista italiano, padre Davide da Bergamo, francescano, nativo di Zanica, comunque bergamasco, da cui il nome religioso, ma religioso nel convento di Santa Maria di Campagna di Piacenza, anche lui da Piacenza, quindi fuori dal Ducato di Milano, sente l'eco delle cinque giornate di Milano e compone una bellissima partitura per organo, che è lunga, quindi non ve la faccio neanche sentire. Si chiama proprio le cinque giornate di marzo, è musica a programma, sono 9 episodi, come fosse un piccolo poema sinfonico, ma dedicato al solo organo, in cui padre Davide racconta gli scontri, le battaglie, la guerriglia urbana che c'è stata a Milano in quel periodo, con episodi anche evocativi, l'incendio delle case in cui si sentono con delle figurate, delle mezze scalette di sedicesimi, si sembra di vedere le fiamme che crepitano, si sente la campana martello dei pompieri che cercano di correre, si sentono gli spari anche dei milanesi, e finisce con il canto di gioia dei milanesi, una marcia trionfale, molto solenne, molto, molto pomposa, ma anche di questa ne parleremo un'altra volta perché merita. Per ora vi ringrazio per l'attenzione, come sempre speriamo di rivederci presto. Grazie.